primo mese in cui i pazienti stavano veramente male, molti andavano in ambulanza e non li vedevamo più tornare indietro, insieme a un gruppo che abbiamo creato questa chat di WhatsApp, come tutti noi intanto creiamo chat di amici per organizzare gli eventi, noi l'abbiamo creata per raccontarci tra colleghi come poter cominciare a curare, a capire questa malattia che era nuova per tutti, ovviamente nuova anche per noi. Non dimenticate che i medici di famiglia sono stati la categoria professionale che ha perso il maggior numero di colleghi su questo fronte, proprio perché non c'era stato detto nulla e nessuno di noi poteva immaginare una situazione così grave. Ebbene, dopo questo evento e anche grazie a questi colleghi che purtroppo ci hanno lasciato, molti anche in giovane età, noi abbiamo deciso che non avremmo più applicato la nostra capacità di ragionamento e di cura. Sulla base di alcune informazioni che continuavamo ad avere da colleghi all'interno delle reanimazioni, dai colleghi, c'era un nostro collega che aveva relazione addirittura con dei medici a Wuhan, leggendo la letteratura che veniva pubblicata abbiamo capito che qualcosa dovevamo fare, e quel qualcosa era evitare che la malattia facesse un danno più grave di quello che già non faceva. Evitare le complicanze, cercare di ridurre il danno trombotico, ridurre questa infiammazione che vedevamo. E dopo il primo mese che abbiamo iniziato a curare in questo modo, i pazienti effettivamente non li ricoveravamo più. Ci eravamo sorpresi noi per primi di questa cosa, ci appariva assolutamente inusuale che dei medici di medicina generale che non hanno accesso a terapie eroiche o a farmaci di alto costo potessero gestire una malattia così nuova e così difficile. Beh, così è stato. E anche grazie all'avvocato Grimaldi abbiamo cominciato a parlarci in tanti, non solo qua a Milano, in tutta Italia, il nostro gruppo si è esteso e devo dire che tutto quello che è nato e quello che vedete qua oggi è l'esito di un'idea meravigliosa che potrei dire è partita proprio sull'intuito di quattro colleghi e che vogliamo continuare a portare. La cosa più importante è che il medico di medicina generale è un presidio fondamentale per la salute dei cittadini, è lui che è la prima linea di difesa, il malato quando ha un problema tendenzialmente si rivolge primitivamente a lui, certo dire ai miei colleghi non c'è niente da fare, aspettate, vedete che cosa succede, ha legittimato probabilmente quelli meno operativi, quelli che avevano paura, quelli che non avevano comunque una relazione con altri colleghi a non fare quasi nulla. Ecco, io nella mia vita, 30 anni che faccio questo lavoro, non ricordo nessuna patologia acuta, infettiva, in cui sia stato dato come concetto aspetta e vedi cosa succede. Sappiamo che molte malattie come l'infarto e come l'ictus si giovano di una cura tempestiva nelle prime ore. Questa malattia ci lascia qualche giorno di tempo, giorno, non giorni, 2, 3, 4 giorni per capire che cosa sta succedendo, non settimane o decine di giorni in cui i malati continuavano a star male. Quindi il concetto vero è che noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, curare le persone, utilizzare i farmaci che già sono disponibili, poi ognuno di noi ha capacità che possono variare e questa è una variabilità che c'è nel genere umano, ma se diamo informazione ai colleghi e portiamo, come dire, un'informazione più sicura e diamo loro una solidità di quello che stanno facendo, probabilmente molti più medici si metteranno a curare i malati e speriamo che il Covid ci lasci in pace da qua un po'. Grazie a tutti. Una cosa importante, siccome nella mia trasmissione Le Greggi sulla pena 3, gli avevo fatto una domanda ad Andrea e avevo detto: Andrea, che cosa succede adesso che ci sono le varianti, no? Dobbiamo avere paura? Cambia qualcosa? Perché sul piano vaccinale c'era stato detto, ma può essere che non ci sia una copertura completa, ma invece per chi fa le terapie, allora io la vivo come ognuno di voi, cioè anch'io ho paura del Covid ovviamente, e allora lui mi ha detto in trasmissione, e ne ho testimonianza quindi, lui mi ha detto: guarda, a prescindere dalle varianti, il Covid, e ti chiedo di confermarlo, provoca sempre una coagulazione intravascolare disseminata e quindi con le terapie, a prescindere dalle varianti, noi possiamo comunque sempre curare. Ecco, quanti di noi sanno queste cose dai giornali, dai telegiornali? Perché è il nostro compito di giornalisti fare questo tipo di domande per sapere se si possono o no curare per esempio le varianti, perché altrimenti tutte le
terrorizzi le persone e le obblighi a rimanere a casa spaventate dalla vita. E invece non bisogna avere paura, ma avere il dovere e il diritto di essere informati. È vero, assolutamente vero. La scienza ci ha un po' preso in giro, ci ha considerato degli stregoni, dei praticoni. Tutto sommato abbiamo fatto quello che facciamo tante altre volte, utilizzare farmaci noti, applicare un concetto a una malattia che abbiamo capito ormai come funziona, e questa è stata forse la chiave vincente. Noi siamo pazienti, aspettiamo prima o poi i lavori che confermeranno questa linea di intervento, usciranno, ne sono convinto, perché molti colleghi, persone stimate, professionisti, professori universitari hanno fatto tutti la stessa cosa. E non è possibile che abbiamo avuto tutti un'allucinazione collettiva. Abbiamo semplicemente fatto il nostro lavoro, abbiamo continuato a curare i pazienti. Allora, adesso il dottor Nino